quanto è importante oggi un evento come questo sia per la centralità della donna, sia in realtà per la realtà festivaliera in generale, e quanto è importante soprattutto vivere oggi il cinema in presenza? Ah, sicuramente, questa è una bellissima domanda, grazie di avermela fatta. Vivere il cinema in presenza è un ritorno speratissimo, è anche una grande scommessa, perché fino allo scorso anno abbiamo faticato a portare la gente in sala. Speriamo quest'anno che ci sia tanta gente, abbiamo un programma straordinario di oltre 70 titoli, per cui, come dire, no, aspettiamo che il pubblico arrivi in sala. È una scommessa perché la gente ormai si è abituata a vedere il cinema sulle piattaforme, che è un bellissimo canale, no? Che avvicina comunque tanta gente, ha creato anche una fascia di pubblico che prima non esisteva. Però sicuramente la sala è, come dire, no? È l'eccellenza per vedere il cinema. Quanto mi dicevi è importante il festival oggi? Qual è l'importanza del festival oggi? Ma il festival comunque crea quelle condizioni di visibilità di un film che magari non avrebbe la possibilità di essere circuitato, no? Non avrebbe la possibilità di essere distribuito. Per cui i festival si pregiano ancora oggi della possibilità di scoprire dei talenti e quindi di presentarli al pubblico. E quindi un'occasione comunque per i produttori per creare quelle occasioni proprio per il loro film di essere visto e quindi essere distribuito. Sicuramente ci sono dei festival come Venezia, Cannes, Berlino che hanno comunque una visibilità maggiore, ma anche dei festival minori creano comunque quelle possibilità per circuiti alternativi.